ora si chiama Fano Fiorisce ed ingloba quella che tutti ormai ad ogni inizio autunno hanno sempre conosciuto come la festa dei fiori, ma ora con questa nuova formula e l'apporto colorato dei fratelli Carboni, che con i fiori hanno una particolare predisposizione, è la festa di Fano e quindi Fano Fiorisce per una settimana intera. Sì, perché non sarà solo la zona degli espositori ad essere una tavolozza di mille colori, tutto il centro storico porterà un segno distintivo di questa festa, con alberi e piante che faranno da cornice agli eventi a partire da domenica 24. I tre giorni classici della mostra mercato vogliono diventare 8 giorni di manifestazioni, di eventi, di workshop a scopo didattico e a scopo anche ricreativo, mobilitando anche i monumenti che abbiamo, quindi il foyer per la mostra di arte contemporanea e la rocca per un evento come quello che ci sarà sabato sera con la Compagnia dei Folli, gratuito, aperto alla cittadinanza. E ci sono anche naturalmente tutti gli eventi che durante il corso della settimana saranno al Bastione San Gallo. Quindi benvenuti tutti, ecco, spero che sia partecipata perché ecco, la manifestazione è ricca di eventi. Una festa che è propria della città ma anche dell'amministrazione comunale, che da sempre ha supportato la manifestazione volano anche dell'economia florovivaistica della città. Ogni manifestazione è importante, che noi cerchiamo di farla crescere sempre di più. Ed è anche un'opportunità come attività produttive per gli operatori economici, che cerchiamo di far venire gente, quindi una comunicazione a 360 gradi e si arricchisca anche sia di operatori che vengono a esporre e anche di cittadini che vengono a vedere la manifestazione e vengono a vedere la nostra città di Fano. Torna anche il concorso Vetrine Fiorite, visto il successo dello scorso anno, che ha portato non solo al coinvolgimento di tutti i commercianti all'iniziativa, ma anche tanta gente in centro per ammirare le splendide vetrine addobbate a tema floreale. Negozi aperti con aperture speciali sia domenica 24 pomeriggio sia sabato 30 con l'apertura serale, e appunto questo concorso alla vetrina più bella in collaborazione con il resto del Carlino, dove tramite dei tagliandini avranno la possibilità di far vincere ai commercianti del centro storico un weekend per due persone in un centro benessere, e la stessa opportunità sarà riservata anche appunto ai lettori che, votando il più possibile, più tagliandini spediranno e più avranno la possibilità di vincere appunto questo premio anche loro. We'll be right back.